Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Xpacard e oggi siamo qui. Tant'è che ormai sto facendo un video ogni mese, ora sono ad altezza giusta? Penso di sì. Comunque, dopo appunto più di 3 mesi che forse, se non esagero, comunque vi presento questo qui è la cosa brutta del video, cioè è tutta la faccia. Oggi siamo appunto sulle vostre storie paranormali. L'ultimo episodio vi è piaciuto tanto, come sempre, quindi se volete un altro episodio arriviamo a 800 like. Alcune l'ho cominciato a leggere, sono veramente molto carine, quindi continuatemela a scrivere, vi lascio sotto in descrizione l'email appunto dove appunto me la potrete mandare. E nulla, iscrivetevi se siete nuovi, attivate la campanellina ragazzi, e soprattutto è importante seguitemi su Instagram, perché YouTube, come avrete visto anche da altri youtuber, sta impazzendo, cioè non capisco che sta succedendo. Comunque voi mandatemi su Instagram, almeno metto lì il video, cioè la data di un video quando uscirà, almeno lo sapete benissimo. Voi nel caso anche attivate la campanellina. E nulla raga, per il prossimo episodio su queste storie, sulle vostre storie paranormali, arriviamo a 700 like e buona visione. Do you love me? Che probabilmente molti di voi non mi crederanno, ma premetto che ciò che sto per raccontarvi purtroppo è tutto vero e sono cose che capitano a me e ai miei familiari. Noi siamo una famiglia molto religiosa, cattolica, ed io personalmente mi sono avvicinata alla fede da circa 4-5 anni. Il tutto è iniziato precisamente da quando mia madre si recò a Medjugorje e da lì in poi anch'io iniziai a pregare o a dire il rosario quasi tutti i giorni. Questo nostro avvicinamento alla chiesa però non piacque molto a quello laggiù sotto, e fu allora a quello laggiù sotto. Boh, andremo avanti, magari forse lo capiremo. Circa 2 anni fa mi trovavo in casa a guardare la partita della nazionale. Se non sbaglio, erano i mondiali del 2014. E la prima partita si concluse a notte fonda. Era l'una passata ed io rimasto solo in sala mentre i miei erano a letto. All'improvviso vidi passare una sagoma nel corridoio. Era come se fosse la parte posteriore di un cane bianco, ma non ci feci caso e andai a dormire. Già che non ci facesti caso, la cosa mi preoccupa, però vabbè. Il giorno dopo non raccontai nulla e andai a lavorare. Passò il giorno e la notte, il mattino seguente mi svegliai e vidi mia madre tutta preoccupata con gli occhi gonfi. Era palese che avesse pianto e le chiesi cosa le fosse successo. Lei mi raccontò che quella notte si era svegliata alle 13, alle 3:15. Per andare in bagno, e come aprì la porta della camera, vide un enorme cane bianco con gli occhi rossi che le mostrava i denti e iniziò subito a correrle addosso. Lei, spaventata, rientrò in camera, svegliò mio padre e così iniziarono a dire il rosario insieme. Da quella notte in poi, proprio mentre lo recitavano, iniziarono a sentire i passi della mente in casa. Da quella notte in poi accaddero altre cose strane. Sentivamo passi nel soffitto, nelle pareti, persino nel cassetto delle posate che mamma puliva ogni giorno e che ogni giorno puntualmente si riempiva di scarafaggi. Io di notte venivo svegliato da rumori simili a folate di vento provenienti da sotto il cuscino. Mi salivano i brividi e non riuscivo a respirare. Cercavo di pregare, ma dimenticavo totalmente la preghiera e appena riuscivo a ricordarmela tutto spariva volutamente. Tutto ciò andò avanti per qualche mese. Tra le cose venne colpita anche la famiglia di mia sorella e di mio cognato. Era più soggetta a questi fenomeni. Una notte mi raccontò, vide una figura scura in piedi davanti alla porta del bagno con la mano appoggiata alla maniglia. Dico mano perché mi disse che era nera con le dita come quelle di una gallina. Cioè questo qui raga mi sa che era proprio un vero e proprio demone. Porca Eva. Io sono di Tolentino, nella provincia di Macerata, e nella basilica di San Nicola da Tolentino abbiamo un prete esorcista che venne in nostro aiuto. Raga, sentite questa frase, cioè l'ho letta e poi mi sono rifermato perché ci sono rimasto male. Lui ci disse che il diavolo cerca di vessarci dal momento in cui ci avviciniamo alla preghiera e che si mani. Ah, scusate, raga, è scritto male. Comunque, dal momento in cui ci avviciniamo alla preghiera e che si manifesta di solito alle 3 di notte in poi. In contrapposizione alle 3 del pomeriggio, ovvero l'ora in cui morì Gesù. Cioè, praticamente, da come ho capito, dopo le 3 di notte non dobbiamo recitare la preghiera? Aggiunse anche che il cane era sinonimo di messaggero, in questo caso di Satana. Solo allora riuscì a spiegarmi come tutto iniziò da quella notte. Ad ogni modo, quel prete ci consigliò come affrontare la cosa, ma non nascondo che abbiamo passato davvero delle giornate.
Quello che vi ho raccontato è solo una parte di tutti i disastri successi nella mia famiglia. Tutto è iniziato con mia nonna, che diciamo non era proprio uno stinco di santo. Durante la guerra si rivolse a una maga per sapere il distinto di mio nonno, che era in guerra, ma tale maga le disse che nonno era morto, quando invece non era vero, e tornò a casa dopo un anno della fine della guerra. Una cosa simile successe a mia zia, la sorella di mia madre, nel 1998. Era malato mio zio, ossia il marito. Durante la malattia, che purtroppo lo portò via dopo un anno, in casa successero cose inspiegabili. Rumori nella notte, lamenti, respiri sotto il letto e addirittura nella presa della corrente trovarono bambole di fattura e altri oggetti fatturati. Venne fatto un esorcismo, bruciando le lenzuola di mio zio, e in tali lenzuola vennero trovate le forbici arrugginite, lana rossa e più annodate. Come detto in precedenza, a mia sorella e a mio cognato andò peggio. Ombre, lamenti e fenomeni poltergeist in cucina. A scriverle tutte finirei domani. So che raccontare certe cose sembra da pazzi, ma purtroppo ho visto con i miei occhi questi fenomeni inspiegabili. Raga, praticamente con una storia ci ho letto tutto il video praticamente, ma è stata veramente una storia bellissima, complimenti. Grazie mille per la storia. Adesso passiamo alla prossima e penso ne farò altri due perché raga, già questa è durata un casino. Questa storia me la scrive Lidia. Da quando sono bambina ho sempre avuto esperienze paranormali, vi racconto l'ultima esperienza. A febbraio del 2015 mi sono recata a Bologna da Milano per un corso professionale ed ho alloggiato in uno degli due alberghi convenzionati con l'azienda che mi forniva questa formazione. Arrivata in albergo, accompagnata dal mio compagno alla reception, mi assegnarono la camera 216. Entrammo, poggiai le valigie e restai a chiacchierare un po' con il mio compagno, che di lì a poco avrebbe dovuto prendere il treno di ritorno per Milano. L'ora del ritorno per il mio compagno si avvicinò e dopo averlo accompagnato giù al taxi ritornai in camera. Subito dopo aver chiuso la porta alle mie spalle mi assalì un senso di angoscia pazzesco. Ma pensando che fosse tutto causato all'inizio di questa nuova avventura, cercai di non farci caso. Più di tanto, iniziai a svuotare le valigie e a sistemare tutto nei vari cassetti. Questo senso di conforto però si fece più opprimente e decisi di chiamare mio compagno, che era già in viaggio. Parlammo un po' e riuscii finalmente a calmarmi. Dopo aver cenato in hotel, mi ripromisi di andare a dormire presto e dopo aver fatto una doccia ed essermi cambiata. Abbassai le tapparelle e mi misi a letto con la TV accesa, in attesa di prendere sonno. Chiamai nuovamente mio compagno per sapere se fosse arrivato e ad un certo punto la nostra conversazione si incentrò sul tempo. Là infatti stava piovendo tantissimo e potevamo sentire il vento battere sulle tapparelle e goccioloni d'acqua infrangersi con violenza. Ad ogni modo parlarmo ancora un po' fino a quando non arrivò il momento di salutarci. Mi alzai dal letto e accesi la luce del bagno. Dopodiché mi misi a letto e spensi il televisore, ovviamente lasciando la luce del bagno accesa. Mi addormentai a pancia in giù, con la testa rivolta verso il bagno, che si trovava di fronte al letto. Quando un tonfo sordo sul mio letto mi fece svegliare di soprassalto con il cuore a mille. Mi guardai in giro mezzo intontita dal sonno. Sembrava come se qualcuno mi si fosse lanciato sul mio letto, ma ovviamente non c'era nessuno. Col cuore al mille mi alzai per controllare camera e controllai pure il bagno. Non so perché, ma sentivo che qualcosa non andava e accesi la TV per farmi compagnia, lasciandola però col volume al minimo. Mi calmai e mi addormentai nuovamente, ma un altro rumore sordo, stavolta proveniente dal bagno, mi svegliò di nuovo. Realizzai subito dopo che la TV che avevo lasciato accesa era spenta. Mi prese il panico, ma cercai ancora una volta di calmarmi e di prendere sonno. Di nuovo quel rumore. Rimasi a letto e mi alzai con il busto guardando in direzione fisso verso il bagno, fin quando il mio guardo si posò sullo specchio adiacente alla TV. Rimasi paralizzata. C'era un altro riflesso oltre al mio. Sembrava una donna e aveva sul volto quello che pareva un ghigno. E aveva sul volto quello che pareva un ghigno, più che un sorriso. Le mancavano dei denti ed indossava un abito elegante di stile 90, di stile anni 90, senza maniche grigio e perla. Aveva la testa rasa, tranne qualche ciocca di capelli che arrivavano alle spalle di colore chiaro. Sembrava essere stato sotto la pioggia dal momento in cui era bagnata. Impaurita, intorsi lo sguardo dallo specchio e quando lo riguardai lei non c'era più. Inutile dire che la prima cosa che pensai fu quella di andare subito via da là. Feci tutto in fretta, alzai la tapparella e notai che tutto fuori era asciutto. La strada, i tetti, la mia finestra, nessun segno del forte temporale che avevo sentito quella sera stessa. Misi tutto a casaccio, nella valigia e scesi giù, nonostante i mille tentativi dei recepzionisti di capire quale fosse il problema ed perché volessi andare via.
dal momento che avevo prenotato per 2 settimane, presi un taxi e mi recai in un altro albergo. Lidia. Madonna, i brividi mi sono venuti, raga. Purtroppo anche, cioè, a me sinceramente mi è successo di andare negli alberghi a avere l'angoscia, perché tipo a me è successo soltanto una volta in cui appunto ero in un albergo in montagna, che era uno di quegli alberghi che è praticamente vecchio, antico, antico, antichissimo, che se non sbaglio prima, comunque sullo vedete sapere, era Campo Imperatore, che è quindi in Abruzzo, Gran Sasso, e insomma prima era tipo un carcere se non sbaglio, comunque è l'unico albergo che si trova lassù, raga non potete capire, albergo? No scusa, carcere, mi sembra sì un carcere se non sbaglio, sì, raga l'angoscia che mi saliva a stare in quell'albergo era assurda, però ovviamente ero con la mia famiglia, quindi ero più tranquillo. Quindi nulla raga, comunque se volete delle mie storie paranormali ditemelo nei commenti, arriviamo a 700 like per altre storie, così commentate, iscrivetevi, lasciate tantissimi like, commentate, attivate la campanellina, seguitemi su Instagram, trovate sotto tutto in descrizione, trovate tutto, stasera non so parlare, trovate tutto in descrizione, anche il profilo Instagram del mio brufolo che raga, è enorme, comunque a parte i scherzi, qui da Xfactor è tutto, noi ci vediamo al prossimo video.